Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Dopo diverso tempo finalmente torno a recensire un paio di cuffie. Un paio di cuffie di una marca nota, della Philips, che mi hanno incuriosito per il design e anche per il prezzo. Parliamo delle Ultra Light Philips, un paio di cuffie che sono state nell'utilizzo di questi giorni gioia e dolori. Andiamo a scoprirli nella nostra video recensione. Partiamo dalla confezione, veramente molto minimale, un cavo USB, micro USB, alcuni manuali in diverse lingue che ci aiutano al primo utilizzo. I materiali sono completamente in plastica, una plastica non proprio di altissima qualità, soprattutto la parte che ricopre i padiglioni auricolari, di tipo lucida, e già la prima apertura, quindi con le cuffie nuove di zecca, mostravano segni evidenti di graffi, quindi alla lunga questo problema potrà solo evidenziarsi. Invece sembra di una qualità leggermente superiore, è molto comodo perché ha dimensioni ridotte e mostra anche una particolare resistenza alle sollecitazioni più importanti. L'ecopelle e l'imbottitura sono morbide, io le gradisco leggermente più rigide. Parliamo delle cuffie sovraorali, quindi che non coprono completamente le nostre orecchie. La scelta è azzeccata perché anche dopo lunghe sessioni di riproduzione non stancano, sono comode, molto leggere. L'unico problema proprio dell'ecopelle in questo periodo più caldo tendono un po' a scaldare e a dare un piccolo fastidio. I driver interni sono da 32 mm. Per quanto riguarda invece il Bluetooth integrato è di tipo 4.1, molto veloce all'aggancio e soprattutto alla portata. Sono arrivato in campo aperto a 15-20 metri, veramente sembrava che non volessero staccarsi mai dal mio smartphone, uno dei migliori Bluetooth su una cuffia che abbia mai testato. I tassi di funzione sono integrati sull'auricolare destro e è un unico tasto multifunzione che ci permette di andare in play e in pausa oppure di accendere e spegnere le cuffie. C'è anche un LED di stato e la possibilità di rispondere alle chiamate, sì, perché è integrata di un microfono. Anche questo aspetto mi è piaciuto perché riesce a isolare i rumori esterni abbastanza bene, anche la conversazione risulta molto pulita. Troviamo i tasti per alzare e abbassare il volume, poco più sotto la micro USB per ricaricare la batteria. La batteria interna mi sembra che è da 4500 mAh e permette, contro ciò che dichiara Philips, 10 ore di riproduzione. Beh, mi ci sono avvicinato notevolmente, impossibile tenerla a volumi elevati, sono arrivato alle 8 ore di riproduzione continuata. Parliamo adesso dell'aspetto musicale di queste cuffie, come suonano, come riproducono la musica e in quali condizioni possono essere utilizzate. Beh, ci sarà una sorpresa, intanto provo a farvele sentire tramite il microfono professionale della videocamera. Device connected. Partiamo subito dal concetto che queste cuffie secondo me nascono per un utilizzo diverso, dove le ho trovate fantastiche, ma prima andiamo con ordine. Parliamo di qualità musicale. Sul lato musicale sono rimasto un po' deluso, non isolano particolarmente dall'esterno e viceversa.
ma soprattutto quando riproduciamo musica non le ho trovate mai brillanti in nessun comparto, sembrano sempre piuttosto un po' ovattate. I bassi ci sono, ma non eccellono, non mi piacciono, mentre la parte degli alti e dei medi è sempre un po' cupa. Non ho avuto mai la percezione di quella rotondità, di quella spazialità che di solito le cuffie dovrebbero ridare. Le ho trovate invece eccellenti per quanto riguarda dimensioni, comodità di utilizzo. Qui forse posso dire con certezza che sono le migliori cuffie, sono le più comode cuffie su questo target che abbia mai testato. Eccellenti nell'utilizzo per l'ascolto della TV. La sera a letto ho potuto tranquillamente ascoltarmi tutte le mie trasmissioni o film preferiti e dimenticarmi veramente di avere le orecchie. L'utilizzo finale, secondo me, di queste cuffie va fatto proprio in base a questa esigenza. Se volete un paio di cuffie minimali che non stancano, che non vi creino particolari problemi alla trasportabilità, allora queste cuffie Philips sono altamente consigliate, soprattutto perché oggi ho visto su Amazon, io l'ho pagate 37 euro, sono scese a 29. Potrebbe essere un'ottima alternativa. Per il resto ci penserei un attimino, soprattutto se il vostro utilizzo sarà prettamente musicale. Io con questo spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito. Se vi va potete iscrivervi al canale tramite l'iconcina qui sopra e attivare la campanellina, oppure andarvi a vedere un altro video di prodotti che abbiamo video recensiti. DJ Mister quindi, come sempre, vi dà appuntamento alla prossima video recensione.